L'arbitro è Anton Giulio Stella. In guardia, pronti a voi. Entrambi del 2006, anche questi due atleti. In guardia. Primo punto è di Pagano. Controattacco di Stirpe, uno pari. In guardia. Pronti a voi. Bella attacco di Stirpe, avete visto, cambia bersaglio all'ultimo momento. In guardia. Pronti a voi. Attacco doppio. Non riesce a prendere Pagano in questo momento, in questa fase, in questa frangente, avete visto. Cercato la parata a Stirpe. Attacco contrattacco. E adesso si riporta sul 3-2. In guardia. Pronti a voi. L'attacco è parato. Parata e risposta. Stirpe 4-2. In guardia. Pronti a. In guardia. Pronti a voi. L'attacco è sul ferro, la risposta. La parata e risposta di Pagano. Stirpe accusa la stoccata. In guardia. Pronti a voi. La linea top. È buona la linea. Gran movimento di Stirpe. Pagano rimane fermo sulla linea e Stirpe si infila. Pronti a voi. Non si può camminare sulla linea dell'avversario, a meno che non si riesca a togliere la linea, quindi a, magari a prendere il ferro. Attacco di Pagano ancora, 6-4 per lui. Guardia. Pagano. Guardia. Pronti a voi. L'attacco è parato. La risposta tocca. Chiede il video Pagano. C'è un ferro sull'avanzata dei due. L'arbitro ha dato la parata e risposta di Stirpe. Pagano vuole la battuta e botta in attacco. Sarà confermatissima la stoccata. Cambia. No. Attacco è parato, la risposta. Ecco, cambiata invece. In genere quando c'è una brevissima sosta alla moviola è perché in genere la stoccata viene immediatamente confermata, oppure come in questo caso quando c'è una valutazione errata piuttosto evidente. Il cambio arriva sull'8-4 per Francesco Pagano. Eccoci qua di nuovo in pedana, pronti per la seconda parte di questa semifinale, una semifinale che ha visto per il momento prevalere Pagano, 8-4 il punteggio. Guardia. Pronti a voi. Preparazione, attacco, tocca, punto. Nona stoccata per Pagano, 9-4. Guardia. Pronti a voi. Attacco, tocca. Punto. Subito. In guardia. Va a toccare anche Stirpe. Pronti a voi.
Ancora due stoccate consecutive di stirpe. No. Parata e risposta adesso. In guardia. Pronti a voi. Ancora stirpe a segno 9 a 7. Prova la spada Pagano. In guardia. Pronti a voi. Attacco di stirpe 9-8, 4 punti contro 1. Nei pochi istanti in cui si è sviluppato per ora la seconda manche di questa semifinale, parata e risposta dell'attacco di Pagano, e quindi stirpe va a pareggiare. Completa la rimonta. Pronti a voi. Attacco e contrattacco. Un punto, riprova. Riprova Pagano, e funziona, la sua arma funziona, quindi la stoccata è confermata. 10 a 9. Parata e risposta di stirpe, è cambiato completamente il match. Pronti a voi. 7 a 1, il parziale per stirpe, 8 a 1. Sembra strano cosa, come possa veramente far cambiare le carte in tavola anche il minuto di sosta. Cerca la parata risposta a stirpe, 12-10, è arrivata un po' pesante la risposta di stirpe. In guardia, pronti a voi. Problema per medico, pedana della finale, Pagano, medico di servizio, pedana problema della alla finale. Schiena, si è proprio bloccato sul movimento Pagano. Problema alla schiena, sta spiegando ora il medico. Probabilmente verranno concessi 5 minuti per le cure del caso, per consentire a Pagano di poter disputare la restante parte del match. Di ghiaccio, ovviamente in 5 minuti è difficile fare anche manovre di fisioterapia. Ovviamente la parte lombare è molto sollecitata nella scherma, a maggior ragione nella sciabola, dove certamente non è possibile impostare l'assalto rimanendo fermi a bordo pedana, cosa che potrebbe eventualmente fare per esempio uno spadista, un po' meno il fiorettista.
guardia sempre. Torna in pedana Francesco Pagano. Abbiamo visto abbastanza sofferente, vediamo un po'. Guardia, cavetto. In guardia. Pronti a voi. Preparazione, attacco tocca, punto. Attacco di Stirpe, ma Pagano ce la fa poco, abbiamo visto. Cerca la parata risposta, ma no, non ce la fa. Mi sa che l'assalto se ne sta andando. Pronti a voi. Preparazione, attacco, tocca. Attacco di Pagano, chiede il video, Stirpe. Vuole il contatto di ferro, Stirpe, su questo attacco di Pagano. Lì c'è quel movimento, vediamo se viene data, ma confermata la stoccata, Stirpe dà l'ok all'arbitro. Pronti a voi. La risposta corta. Parata risposta di Stirpe che chiude il match. Stirpe. Finisce qua e quindi Daniele Stirpe va in finale, lo seguiremo dopo la finale della Fioretto maschile che andrà in scena fra qualche istante. Due compagni di nazionale, Andrea Zanardo, Matteo Iacomoni. Zanardo per la conquista del titolo, Iacomoni per la conferma del